La miseria della mia condizione non viene alterata da queste parole coniugate con cui formo, a poco, il mio libro casuale e meditato. Sussisto nullo sul fondo di ogni espressione, come una polvere indissolubile sul fondo del bicchiere, da cui si è bevuta solo acqua. Fernando Pessoa, dal libro dell'inquietudine. Inquietudine, inadeguatezza, malessere. Mali oscuri che attanagliano corpo e mente. Un ostacolo sulla strada di atleti e dei loro risultati. Difficoltà che escono dai campi di gara ed entrano con prepotenza nella vita di donne e uomini. Solo all'apparenza forti, invincibili, bellissimi e olimpici, dove l'aggettivo va inteso come proprio degli dèi. Sono tanti gli atleti che hanno dovuto affrontare il peggiore degli avversari. Prima della concorrenza, prima dei tempi, dei risultati, delle misure, il male interiore che ti attanaglia e ti mette KO è qualcosa che spaventa, perché non sai come affrontarlo. Tema spinoso, terribile e complicato in un dibattito in cui l'atleta è visto come essere supremo, invincibile e imbattibile, il male di vivere di montaliana memoria attraversa da sempre il mondo dello sport, soprattutto quando la posta in gioco diventa altissima. In un mondo in cui la debolezza e la inadeguatezza sono da sempre temi delicati, in cui la psicologia e la psicanalisi sono entrati a far parte della preparazione degli atleti solo da pochi anni, affrontare e parlare di questi problemi è ancora un tabù difficile da scardinare. Media, sponsor, pubblico, nessuno vuole credere alle problematiche psicologiche degli atleti. Tutti preferiscono ignorarle affinché lo spettacolo vada avanti nonostante tutto. Ma arriva un momento in cui sono proprio gli atleti a dire basta, a scendere dal carrozzone, a chiedere un rispettoso silenzio. Questo perché lo spettacolo non può continuare a tutti i costi, perché il sipario può calare, anche temporaneamente, e arrivati al punto di non ritorno delle loro carriere sportive, la sfida più grande diventa quella di battere i propri fantasmi. Parlare del fallimento per accettarlo, vivere senza la pressione circostante, convivere con le difficoltà senza vergogna, senza rimorsi. Normalizzarsi vivendo la propria condizione, accettando le proprie difficoltà per uscire dal circolo vizioso generato dalle aspettative altrui. Le Olimpiadi, per molti atleti, sono un'occasione più unica che rara. Basti pensare che ci sono sport che ti permettono di partecipare a 2-3 edizioni dei giochi, a patto di qualificarti ovviamente, centrando tempi, misure e punteggi. Molti atleti hanno dovuto rinunciare per i motivi più disparati, alcuni hanno gareggiato da infortunati per non perdere la loro grande occasione. Sono andati oltre, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dimostrato coraggio. Questa è la retorica che ha accompagnato e tuttora accompagna gli atleti che superano in qualche modo le difficoltà, compiono un'azione che serve più agli altri che non a loro. È un'azione che accontenta il pubblico, ma che li danneggia sia dal punto di vista fisico che mentale. In questa puntata di Campeon andremo a raccontare le storie di quegli atleti che hanno avuto la forza di fermarsi, di dire basta, che hanno scelto di fare qualcosa per la loro salute, che non hanno ceduto alle pressioni esterne. Il pubblico difficilmente si pone il problema. Con tutti i soldi che guadagnano, stressati loro, provassero ad alzarsi alle 5 di mattina. Il pubblico vuole il sangue, vuole che lo spettacolo continui. Simone Biles, Adam Peaty sono campioni con la C maiuscola, fuoriclasse assoluti. In comune hanno le vittorie, la fragilità, le difficoltà e la straordinaria capacità di ammettere che anche loro, nonostante tutto, sono umani. Non sono supereroi. Una straordinaria lezione di umiltà, di condivisione, un aiuto a chi non ha la forza per accettare queste difficoltà. Accettare, accettarsi e non sacrificare se stessi in nome delle prestazioni, dei risultati. Campeon accende il braciere olimpico con qualche giorno di anticipo e vi porta a Parigi 2024 partendo dai fantasmi di atleti meravigliosi,
in un viaggio attraverso le loro insicurezze, le loro debolezze e infine la loro rinascita. Questa è una storia da raccontare perché possa essere fonte di ispirazione per tanti. Cizius, Alcius, Fortius. Più veloce, più alto, più forte. Buon viaggio olimpico con Campeon. La mente come le impossibili architetture di Escher. Ti ci puoi perdere dentro, trovare i mostri. All'improvviso il buio, trema il corpo, gira la testa, il cuore sembra schizzare via dal tuo petto, la vista si appanna e il respiro cresce. L'unica sensazione possibile è la paura. Paura pura, immediata, improvvisa, incontrollabile. Qualcosa che non conosci, che è dentro di te, latente. Piangi e non sai perché. Può capitare a chiunque, dicono, ma non a tutti. O meglio, non alla migliore ginnasta al mondo. Perché il mondo di Simon Biles è un sistema che non può prevedere cedimenti, cadute, errori. Un mondo dove nulla può e deve andare storto. Pensate ad un volteggio, una diagonale, un esercizio sulla trave. Un centimetro, un millimetro, un atterraggio sbagliato e il mondo crolla. Un mondo popolato da difficoltà che la Biles deve combattere sin da piccola, quando viene abbandonata da suo padre, presa in affidamento dalla famiglia della madre e adottata dai suoi nonni. Simone cresce in un ambiente tranquillo dopo aver toccato con mano le difficoltà di una vita iniziata in salita. Diventa una ginnasta all'età di 6 anni, sulla spinta degli allenatori che la notano durante una gita in cui imita le ragazze più grandi, cimentandosi in salti e corse di assoluto livello. L'energia e l'esuberanza sconfinata la portano a diventare una vera e propria stella della Bennon Gymnastics di Houston. La sua carriera ha inizio non senza qualche difficoltà, a causa della diagnosi precoce della sindrome ADHD, ovvero il disturbo da deficit di attenzione e iperattività che la costringe, sin da giovanissima, a ricorrere all'uso del Ritalin, un farmaco che aiuta a migliorare l'attenzione e la concentrazione. A soli 14 anni lascia la scuola pubblica, e rinuncia di fatto alla sua adolescenza per diventare una ginnasta professionista. Dopo diversi successi nel circuito junior, fa il suo esordio con la nazionale maggiore e fa man bassa di titoli. È il 2013 e prima a Jesolo, poi a Chemnitz in Germania, vince in tutte le specialità, volteggio, trave, corpo libero. Sempre nel 2013 allo US Classic perde il controllo sulla trave e cade. Sono momenti concitati, la sua allenatrice, ahimè Bormann, decide per il ritiro. È la prima avvisaglia, i primi fantasmi che affiorano e che necessitano dell'intervento di uno psicologo dello sport. Ad aiutarla anche la leggendaria allenatrice Marta Caroli, che la consiglia, la supporta. Qualcosa è cambiato, perché Simone, dopo questo stop, torna a vincere e non si ferma più. Vi basti sapere che Simone Biles è la prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto più di 3 titoli mondiali nel concorso individuale, a pari merito con l'ex ginnasta giapponese Uchimura, e anche l'unica atleta nella storia ad aver vinto 6 titoli mondiali nell'All Around. L'All Around consiste nel gareggiare in tutti e 4 gli attrezzi, corpo libero, volteggio, parallele asimmetriche e trave. È l'atleta che ha conquistato più medaglie nella storia ai campionati del mondo, avendo vinto 30 medaglie, di cui 23 d'oro. Nonché la più medagliata di sempre fra mondiali e olimpiadi, avendo vinto un totale di 37 medaglie, più di qualsiasi uomo o donna prima di lei. Fra il 2013 e il 2023 ha vinto tutte le gare all around a cui ha preso parte, tranne in 3 occasioni,
l'American Cup del 2013, i Secret US Classic del 2013 e la seconda giornata degli Olympic Trials del 2021. Per ben due volte, nel 2017 e nel 2021, la rivista Time l'ha inserita fra le 100 persone più influenti del mondo. Nel 2022, il presidente statunitense Joe Biden le ha conferito la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza civile statunitense, facendo di lei la più giovane persona a riceverla. Ecco perché è considerata come la miglior ginnasta della storia. Biles ha stabilito nuovi standard prestazionali della ginnastica, l'altezza dei suoi salti, la velocità delle sue virate e la sicurezza dei suoi atterraggi la distinguono da tutti i concorrenti. Secondo lo storico sistema della Federazione Internazionale di Ginnastica, la prestazione di un ginnasta in ogni evento veniva valutata su una scala fissa da 1 a 10. Questo sistema incoraggiava i concorrenti a perfezionare le abilità tradizionali e soprattutto a evitare di commettere errori piuttosto che sperimentare nuove mosse. Ma con la nuova scala istituita dalla Federazione nel 2006, possono essere riconosciuti livelli di difficoltà più elevati e Biles si è spinta da subito oltre. Sui suoi volteggi e sulla trave di equilibrio ha raggiunto ulteriori rotazioni e capriole alle sue uscite sul tappeto. Mentre si riprendeva da un infortunio al ginocchio, il suo allenatore le ha suggerito di concludere un doppio layout, cioè capovolgersi con le gambe e il corpo diritti, eseguendo una mezza torsione e atterrando su un piede, risparmiando il ginocchio dolente. Simon ha introdotto il nuovo movimento ai campionati del mondo del 2013 e da quel momento, nel repertorio dei movimenti riconosciuti dalla Federazione Internazionale, c'è il Biles, una discesa con doppio salto all'indietro e doppio avvitamento, detto anche tsukuhara, avvitato, o double-double dismount. Anche quella volta era una prima volta. Nessuno nella storia della ginnastica artistica aveva eseguito un movimento simile prima di lei. Per capire l'importanza di Simone Biles nella ginnastica e in generale nella storia dello sport, bisogna aggiungere che nell'ottobre 2019, durante i campionati mondiali di ginnastica artistica a Stoccarda, ha eseguito un nuovo movimento che, nel suo esercizio a corpo libero, da quel momento in poi si chiamerà Biles 2. Durante la sua routine sul pavimento, infatti, è atterrata con un triple double, cioè un doppio salto all'indietro con triplo avvitamento. Affinché una ginnasta possa introdurre nelle routine un movimento a lei intitolato, deve segnalarlo alla federazione ed eseguirlo con successo in una grande competizione, come i campionati del mondo o le Olimpiadi. Ed è quello che Biles ha fatto più volte durante la sua carriera. I movimenti chiamati con il suo nome sono quattro. Lei continuerà a farli finché gareggerà, perché, come ha dichiarato al New York Times, io posso farlo. In realtà, dopo aver eseguito un altro salto spettacolare, si è ripetuta con un altro pezzo di bravura. La prima gara post-pandemia nel maggio 2021 la vedrà protagonista dell'ennesimo capolavoro di una carriera straordinaria. Una campionessa senza eguali che nel 2021 a Tokyo parte ovviamente con i favori del pronostico, una pressione mediatica alle stelle e l'impossibilità di fallire. Eppure, nel momento clou, Simone Biles dice basta, fermate tutto, voglio scendere. Per dirla con le parole del poeta, no regrets, they don't work. No regrets, now they only hurt. I know they are still talking, the demons in your head. Nessun rimpianto, non servono, nessun rimpianto, adesso fanno solo male. So che stanno ancora parlando i demoni nella tua testa. Tokyo 2020, le Olimpiadi e molti altri eventi sportivi verranno rinviati di un anno o addirittura cancellati per la pandemia di Covid-19. Gli sponsor non possono permettere la cancellazione del più grande evento sportivo mondiale e spingono per spostare tutto all'anno successivo.
Per gli atleti è un anno difficile. Con la programmazione tarata su 4 anni, a pochi mesi dall'obiettivo, ecco arrivare il forzato stop. Ma l'anno successivo, tra vaccini e mascherine, una valanga di tamponi e un piano per evitare la diffusione del contagio, i giochi ripartono. Durante la gara G-Cup US Classic di Indianapolis del 2021, Biles è la prima donna a eseguire il salto doppio carpiato Yurchenko in una competizione ufficiale. Il movimento che prende il nome dall'atleta sovietica Natalia Yurchenko, appunto. Biles, nella sua routine di volteggio, stupisce il pubblico con un'impresa senza precedenti, un doppio Yurchenko che le richiede di spingersi dalla pedana con le mani e di eseguire 2 volte una capriola prima di atterrare. È la prima donna in assoluto a compiere questa impresa in una competizione. Siamo davanti ad una cosiddetta game changer, una atleta che sa reinterpretare il gioco, innovando le regole, senza fermarsi davanti all'impossibile. Simone Biles ha vinto 5 medaglie olimpiche, di cui 4 d'oro, 23 campionati del mondo, 4 argenti e 2 bronzi, 2 coppe del mondo e 1 argento, 28 campionati statunitensi, 6 secondi e 4 terzi posti. Simone Biles non ha gareggiato per oltre un anno. È ai nastri di partenza dei trials americani e centra l'obiettivo di prendere parte a tutte e 6 le finali di Tokyo. Squadra, all around, volteggio, parallele, trave e corpo libero. È la prima ginnasta a riuscirci dalle Olimpiadi del 1992 e l'unica ad esserci riuscita nella nuova era del codice dei punteggi. Ai Giochi Olimpici Biles lascia un segno indelebile, ma questa volta la sua impresa è il suo volteggio più bello e più difficile. Ancora una volta Biles cambia la narrazione dello sport, mette da parte le vittorie, le medaglie e apre il sipario sulla salute mentale e sul benessere degli atleti. Il 27 luglio, durante la finale a squadre, Biles commette un errore al volteggio. Un errore evidente e pesante nell'economia del suo esercizio, perché non completa lo Yurchenko con 2 avvitamenti e mezzo, eseguendone solo 1 e mezzo, perdendo il controllo durante la fase di volo. La squadra statunitense vince la medaglia d'argento, mentre l'oro va alla Russia. Già durante le qualificazioni olimpiche per definire la squadra statunitense, si era potuto notare come la pressione stesse compromettendo la salute mentale di Biles, che dopo una caduta alla trave, che non avrebbe assolutamente compromesso il suo risultato e le sue speranze di entrare nella squadra, scoppiò a piangere a dirotto. Non le era mai successo durante una gara della sua carriera senior e anche il giorno della finale, nella fase di riscaldamento, Biles aveva sbagliato il salto al volteggio, come avrebbe poi fatto nella gara vera e propria. I tecnici decisero di farla gareggiare ugualmente. In seguito a quell'errore, i fantasmi sopiti e nascosti negli anfratti della sua psiche si sono ripresentati in maniera inquietante. Biles, in via precauzionale, decide di non partecipare alle 3 prove successive. Il giorno dopo, Simone si ritira dalla finale individuale femminile e il 31 luglio la USA Gymnastics rende noto che la loro atleta di punta, la più forte ginnasta di tutti i tempi, non parteciperà né alla finale del volteggio né alla finale delle parallele. Lo stesso giorno, nelle sue stories su Instagram, Biles pubblica un video che la ritrae mentre tenta di eseguire l'uscita alle parallele asimmetriche, cadendo però sulla schiena. La ginnasta spiega quindi che la ragione per cui non è in grado di gareggiare è che, a causa di un blocco mentale, non riesce ad eseguire gli avvitamenti, elementi che sono presenti nei suoi 2 salti al volteggio, nell'uscita alle parallele, nell'uscita alla trave e in 3 diagonali su 4 nel suo esercizio a corpo libero. Non capendo dove si trova mentre è in aria, rischia di atterrare procurandosi lesioni permanenti. I tried to scream, but my head was underwater. Ho cercato di urlare, ma la mia testa era sott'acqua. Questa volta le parole sono di una delle cantanti più note e conosciute del mondo, Billie Eilish.
I suoi testi sono fuori dagli schemi, parlano di disagio, di depressione, di incubi, di terapia. Parlano dei fantasmi che lei e i suoi coetanei vivono. Parlano anche a Simone Biles, che la incontra al Met Gala, un evento mondano di raccolta fondi che si tiene ogni anno al Metropolitan Museum of Art di New York. E la sensazione che prova Simone Biles è proprio quella scritta nel testo della canzone Everything I Wanted, parole che Biles fa sue. La fama raggiunta, la necessità di confermarsi, di saltare, volteggiare, vincere, sempre in maniera perfetta, senza sbavature, per non poter ammettere che il fallimento è qualcosa che va contemplato, soprattutto nello sport. La sensazione straniante di volteggiare e non sapere dove e come ci si trova capita spesso ai ginnasti e gli impedisce di esibirsi a causa dello stress mentale e della mancanza di consapevolezza dell'aria. Il 1 agosto Biles si ritira anche dalla finale al corpo libero. Il giorno successivo viene confermato che avrebbe partecipato alla finale alla trave in programma il 3 agosto. Biles partecipa, portando un doppio carpiato in uscita, elemento che non eseguiva in gara dal 2012, anziché il famoso Tsukahara. Il movimento Tsukahara, che prende il nome dal giapponese Mitsu Tsukahara, è un doppio salto indietro raccolto con doppio avvitamento che può essere eseguito sul primo o sul secondo salto. In questo modo Biles ha evitato di eseguire avvitamenti e nonostante questo escamotage, con il punteggio di 14,000 vince la medaglia di bronzo, eguagliando il record di Shannon Miller per il maggior numero di medaglie olimpiche vinte da una ginnasta statunitense. Ma ormai il vaso di Pandora è stato scoperchiato. La più forte ginnasta in attività ha mostrato al mondo intero le sue debolezze. Non si è voluta nascondere. Ha scelto di condividere il suo momento di difficoltà e per farlo ha scelto il palcoscenico più prestigioso. Si sono spenti i riflettori e i media si sono scatenati, affrontando la notizia con la delicatezza di un elefante in una cristalleria. Ma lei è stata una rivoluzionaria, ancora una volta una game changer. La pressione era insostenibile. Mi sono fermata perché temevo il peggio e non fa niente se questi sono i miei ultimi giochi. Non me la sento, non posso, non lo faccio. Sono molti gli sportivi che parlano apertamente di depressione, di problemi mentali, che gareggiano soprattutto per tutto quello che gli gira intorno, che non riescono ad anteporre se stessi e il proprio benessere. Il mondo non sembra pronto a comprendere che sofferenze, fantasmi, abusi, ingerenze, soprusi non sono ulteriori prove da superare per entrare nella storia dello sport. Ispirare qualcuno senza rimetterci la pelle, e questa è la motivazione della Biles, che alla fine lo ha fatto, aiutando tanti altri atleti a uscire allo scoperto. Insomma, Biles dice: non mi chiedete di essere fonte di ispirazione a tutti i costi. Se non sono io, ci sarà qualcun altro. Ma quella che dovrebbe essere normalità è passata per essere una decisione coraggiosa, un'altra letteratura sballata, ingiusta, irrispettosa. Biles ha annunciato che avrebbe gareggiato valutando il suo stato psicofisico di volta in volta. Non ha accettato il compromesso, l'all-in sulla propria pelle. È passata attraverso i fantasmi delle sue difficoltà e ha affrontato un altro ostacolo difficilissimo da superare. Questa volta si tratta dello scandalo Nassar, medico per circa 30 anni della Federazione Americana di Ginnastica e docente di medicina all'Università del Michigan, che venne condannato per abusi sessuali a una pena minima di 40 anni fino a un massimo di 175. Nassar è stato condannato per aver molestato e aggredito sessualmente circa 160 ginnaste della squadra statunitense. Biles era una di quelle 160. Biles lo ha denunciato e ancora una volta ha contribuito a cambiare il gioco e le sue regole. Le regole assurde, per restituirlo più sano e più pulito possibile. Senza timori, senza paure, senza fantasmi.
Quando Adam Peaty era poco più che un bambino, sviluppò una acuta paura dell'acqua ed era spaventato e assolutamente contrario a entrare nella vasca da bagno. Questo perché i suoi fratelli maggiori gli avevano fatto credere che dallo scarico potevano salire degli squali. Ma qualche mese dopo, davanti ad una vasca ben più grande, per la sua prima lezione di nuoto, il piccolo Adam superò le sue paure. Qualche anno dopo, la sua carriera sportiva ha preso il via grazie al Dove Valley Swimming Club di Uttoxeter, a cui si era legato all'età di 9 anni. Gli inizi comunque sono segnati da soddisfazioni e da qualche bocciatura, come quella dell'ex nuotatrice olimpionica Melanie Marshall, che allena il club di Derby. Peaty finisce in corsia con i ragazzi più lenti perché il suo stile libero non è sufficientemente convincente. La Marshall, però, nota qualcosa di speciale nella sua nuotata a rana. Le mani e i piedi molto grandi, una capacità cardiovascolare e polmonare fuori dal comune, ginocchia e caviglie che rispondono in maniera naturale allo stile anfibio. Ma il nuoto non è al centro della sua vita. Un ragazzo ormai 17enne che nuota, si allena, ma non ha ancora compreso che quello sport così faticoso necessita di una dedizione e di un impegno maggiore. Perché Adam non sa ancora che diventerà un campione e quindi preferisce le serate con gli amici, qualche uscita in compagnia, una pinta di birra in più. E proprio prima di una serata di bisboccia con gli amici, folgorato sulla strada di Damasco, vede in televisione il suo grande amico Craig Benson, conosciuto all'epoca del circuito junior, in semifinale nei 100 rana alle Olimpiadi di Londra del 2012. Peaty si blocca davanti alla TV e capisce che il nuoto deve diventare la sua priorità. La spinta arriva da un agente esterno, un suo quasi coetaneo. Benson ha solo 8 mesi più di lui e i risultati non tardano ad arrivare. Agli europei in vasca corta del 2013, Peaty migliora per ben 3 volte i suoi tempi. La bottiglia è strappata. La tirannia sportiva di Peaty può avere inizio. Ai giochi del Commonwealth batte il suo idolo, ora rivale, il sudafricano Cameron Van den Burg, nella finale dei 100 metri rana. Nella competizione che riunisce tutti i paesi sotto l'ombrello della corona reale inglese, Peaty vince 2 ori e 1 argento. Il filotto che compie dal 2014 al 2016 è qualcosa di incredibile. Il britannico domina 50, 100 e le due staffette 4% e 4% misto tra europei e mondiali, raccoglie solo medaglie d'oro. 12 gare, 11 medaglie d'oro, 1 argento. Alla sua prima apparizione ai giochi, Peaty fa centro. Oro nei 100, argento nella 4%. Diventa così uno dei 6 soli nuotatori britannici ad aver vinto medaglie d'oro in tutti i principali eventi internazionali. Il suo palmarès lo indica come il ranista più forte di tutti i tempi, premiato dalla FINA, la Federazione Internazionale di Nuoto, come miglior nuotatore mondiale dell'anno per 2 volte e dalla LEN, Federazione Europea, come nuotatore dell'anno per 6 volte. Nel 2016 lancia un canale YouTube in cui si racconta, in cui pubblica video delle sue gare, ma anche dei veri e propri Q&A, domanda e risposta, in cui il nuotatore si mette a disposizione dei suoi fan, rispondendo ai loro quesiti. È un personaggio positivo, simpatico, estroverso. I video lo riprendono durante i suoi allenamenti, nei suoi momenti liberi, si mette a nudo, si lascia andare a considerazioni tecniche e a qualche confidenza. Quando arriva alle Olimpiadi del 2021, ricordiamolo, spostate di un anno per la pandemia, è il logico favorito e anche il primo britannico a difendere e confermare un titolo olimpico. È la sua prima medaglia d'oro di Tokyo, vinta nei 100 rana sull'olandese Kamminga. Tanto per gradire, vince un altro oro e 1 argento nelle staffette miste. Il 2022 è l'anno della svolta. Peaty, dopo aver concluso un redditizio contratto con un importante sponsor, si frattura il dito di un piede durante un collegiale a Tenerife, in palestra, mentre si sta allenando per i campionati mondiali di Budapest. Il mondo gli crolla addosso. È un vero e proprio colpo, durissimo. Una nuova sfida per il più grande ranista di tutti i tempi, costretto ai box da un infortunio che lo costringe a fermarsi per molte settimane. Ma se un infortunio è un incidente di percorso che gli atleti devono contemplare nell'ambito di una carriera, la sconfitta è qualcosa che Peaty non riesce ad elaborare. Purtroppo il suo ritorno alle gare coincide proprio con una sconfitta. Giochi del Commonwealth, Birmingham, circa 1 ora di auto da Uttoxeter, città natale di Peaty. Forse è anche per questo che lui accelera il suo recupero, ma nulla può di fronte al quarto posto che certifica la sua prima sconfitta negli ultimi 8 anni nei 100 rana. Non so,
non capisco cosa sia andato storto. Ho perso la scintilla. Queste le sue parole. L'infortunio ha interrotto qualcosa, ha cambiato gli equilibri, la routine. Un osso che si rompe e la carriera cambia. Anche la sua vita privata cambia e la separazione dalla compagna Erin Monroe è una tessera di un mosaico che sta andando in frantumi. Ritorna alle gare senza troppa convinzione nei mondiali in vasca corta di Melbourne, dove comunque vince un bronzo nei 100 all'interno di una competizione che lo vede tra i delusi. Dopo Melbourne, Petey dice stop. Il lungo e buio tunnel in cui si trova lo costringe ad un ritiro temporaneo che gli fa saltare i campionati britannici. Tutti vogliono sedersi al tuo posto finché non devono sedersi al tuo posto. Pochissime persone capiscono cosa fanno le vittorie e il successo alla salute mentale di un individuo. Non capiscono le pressioni che questi individui fanno su di sé per vincere ancora e ancora. Come alcuni sapranno, ho lottato con la mia salute mentale negli ultimi anni e credo sia importante essere onesti. Sono stanco. Non sono me stesso e non mi godo lo sport come ho fatto nell'ultimo decennio. Qualcuno potrebbe dire che sono esaurito. So solo che negli ultimi anni non ho avuto le risposte che cercavo. Con l'aiuto, ora so come affrontare lo squilibrio della mia vita. Mentre continuo ad allenarmi, ho deciso di ritirarmi dai campionati britannici di nuoto. Questo per offrire le migliori prestazioni possibili a Parigi ai Giochi Olimpici del 2024. Sono immensamente grato per tutto il supporto che sto ricevendo dalla mia squadra e dalla mia famiglia al British Swimming. Ringrazio come sempre tutti per l'incredibile sostegno ricevuto da sempre. Questo sport mi ha dato tutto quello che sono e non vedo l'ora di ritrovare l'amore che provo per lui. Petey esce allo scoperto, racconta la depressione, l'alcol, le cose che peggiorano e precipitano durante il periodo in cui è infortunato, l'assenza di motivazione e la fine del rapporto con la sua compagna, nonché madre di suo figlio. Un viaggio solitario tra i demoni che lo incitavano ad autodistruggersi, a bere, a non essere felice, a non essere più il migliore. Una spirale autodistruttiva che condiziona una carriera eccezionale ma che non gli dà motivazioni e felicità. Petey ha perso l'amore per il nuoto e per se stesso. Ma Nuvolari rinasce come rinasce il ramarro, batte Varzi, Campari, Borzacchini e Fagioli, Brillipperi e Ascari. Parole e musiche di Lucio Dalla, che in Nuvolari ricorda il pilota che sbanda, striscia e quasi spacciato, proprio come il nuotatore inglese Adam Petey, che ha sbandato, strisciato e in difficoltà, ma fortunatamente riesce a trovare una via di fuga che gli salva la vita e lo restituisce allo sport da protagonista. Non è importante come, è importante che quei demoni siano spariti, che quelle difficoltà siano un lontano ricordo. Petey si è aggrappato alla fede, alla religione e in una intervista al Times e allo Swimming World Magazine spiegherà: «Ho pensato di ritirarmi 1000 volte durante il tempo trascorso lontano dagli allenamenti e dalle competizioni, ma ho ritrovato le energie giuste grazie alla mia famiglia, alla fede e alla comunità ecclesiastica e ho rivalutato la mia vita e le mie priorità. Adesso non mi lascio più influenzare da cose fuori dal mio controllo e mi concentro su coloro che contano di più nella mia vita, mio figlio, la mia famiglia, gli amici. Non mi preoccupano né le medaglie né gli ori. Per la prima volta nella mia vita mi preoccupo di sfidare me stesso, di dimostrare a me stesso che posso ripartire dal punto più basso della mia carriera. Accetto che la mia vita è un po' diversa dal passato, sono un atleta più anziano, un padre, e la maturità di essere consapevole porta con sé dei benefici. Prima la mia vita era determinata dai miei successi in piscina, sapevo di essere il migliore al mondo, ma nel momento in cui non lo fossi stato, sapevo chi fossi io. Questo non è affatto un modo sano di praticare uno sport. Penso che per ottenere record mondiali e per spingersi oltre i limiti di questo sport devi avere qualcosa di diverso in te e devi pensare in modo diverso. Sono ritornato con uno spirito diverso, non mi sento più solo. Ho dei giorni no, ma questo è umano. Come affronto oggi le competizioni? Fede, famiglia e cammino verso la luce. La fede
e la comunità della Chiesa evangelica che frequento hanno un ruolo fondamentale nel mio viaggio di ritorno alla salute. Per me è semplicemente uno stile di vita. Dio mi ha dato più pace, ma allo stesso tempo mi ha anche salvato la vita. Piti ha ottenuto la qualificazione a Parigi 2024 e avremo la fortuna di ammirarne le gesta, lui, rinato, all'inseguimento della terza medaglia olimpica nei 100 rana. Un percorso accidentato che lo ha visto tornare alle gare e che deve essere fonte di ispirazione per chi è in difficoltà, per chi non ha la forza di uscire allo scoperto, per chi non riesce a combattere né tantomeno parlare di questi maledetti fantasmi di cui abbiamo raccontato. Adam Peaty e Simon Biles non sono atleti qualunque, sono fuori classe assoluti, roba che in una enciclopedia sportiva gli dovrebbero dedicare capitoli e capitoli. Eppure le loro cadute hanno fatto più rumore delle loro vittorie. Questo perché il mondo, soprattutto quello sportivo, non accettano che i suoi eroi siano fallibili. Nessun eroe è un vincente assoluto, infatti. Non certo Achille, il più forte degli Achei, ucciso dalla freccia scoccata dal più vile dei guerrieri, né Ettore, il più forte dei Troiani, ucciso da Achille e umiliato di fronte alle mura della sua città, non Agamennone, il capo della spedizione, ucciso dall'amante della moglie Fedifraga non appena rimette piede a Micene. Né tantomeno Odisseo, che dopo 20 anni di lontananza da Itaca, si ritrova in un'isola che non riconosce neppure e solo a fatica riprende il trono di una casa dove verrà a conoscenza di un'unica verità. A casa non si torna mai. Gli eroi perdono, sono fallibili, non sono esseri immortali, perché l'eroismo è altrove rispetto a quello a cui vorrebbe credere un'epoca dominata dalla paura del fallimento. L'eroismo, lontanissimo da quello vincente dei supereroi, sta nel fare i conti con la mortalità che tutti ci accomuna e dunque con la nostra umanità nel tentare di sondarla ogni giorno fino alle estreme conseguenze. Sta nell'aprirsi e nel mettersi a nudo con le difficoltà e i demoni che ci accompagnano. Non c'è eroe che non pianga, che non abbia paura o che non finga di averne. Il coraggio di chiedere aiuto, di mostrare le proprie debolezze, di raccontarle. Un tema, quello della salute mentale nello sport, di cui si parla sempre troppo poco e che per gli atleti professionisti che ne soffrono solo ultimamente hanno la volontà di normalizzare il fatto che disturbi come la depressione, l'ansia, i disturbi alimentari possano colpire chiunque. Gli atleti non sono eroi, né tantomeno supereroi. Raccontati da una letteratura volta alla loro mitizzazione, gli atleti hanno preso consapevolezza e sempre in maggior numero ci stanno parlando, impegnandosi a mostrare il loro lato umano e come umani sono soggetti alle conseguenze di vite stressanti, fisicamente, ma soprattutto emotivamente. Lo stanno dicendo sempre di più, a gran voce, perché le loro conferenze stampa, i loro post sui social, sono un grido di ribellione, una richiesta di aiuto, di comprensione. Lo stanno dicendo a noi, il pubblico, lo stanno dicendo alle televisioni, ai giornalisti, ai media in genere, lo stanno dicendo alle società, agli sponsor. Abbiamo parlato di Peaty e Biles per le loro imprese olimpiche e chiudiamo con l'esempio di uno degli sportivi più forti di sempre, il nuotatore Michael Phelps, 28 medaglie conquistate ai giochi nell'arco di una carriera stratosferica. Nel 2016, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio, Phelps uscì allo scoperto, parlando apertamente della sua depressione che lo accompagnava dal 2004. Oramai ritiratosi dall'attività, Phelps tuttora si impegna attivamente attraverso la comunicazione ad aiutare chi soffre di questo disturbo invisibile e subdolo. Una condizione da cui, parole di Phelps, non si può uscire, ma che si può affrontare. Il suo obiettivo? Normalizzare questo problema, spingere chi ne soffre a non vergognarsi e chiedere aiuto. Normalizzare, affrontare il problema, non vergognarsi, chiedere aiuto, parlare e parlarne. Forse, prima ancora delle parole degli atleti, dovremmo essere noi appassionati a comprendere queste difficoltà. Simon Biles, Adam Peaty, la salute mentale nello sport, testimonial eccellenti, tema mai troppo dibattuto e vissuto con fastidio. Ne abbiamo parlato, convinti che sia sempre più importante essere al corrente di una tematica così complessa. Ne abbiamo parlato perché lo sport è importante, meraviglioso, e gli atleti possono essere un esempio non solo nelle loro discipline, ma fonte di ispirazione sotto altre forme, anche nelle difficoltà, anche con i loro demoni, anche con questi fantasmi. Alla prossima puntata
di Campeon.